Ciao a tutti, bentornati e bentornate sul canale. È appena uscito Samsung S24 proprio qualche giorno fa, ma ancora le persone sono un po' frustrate dal fatto di dover trasferire le chat, la cronologia delle chat di WhatsApp dal vecchio telefono al nuovo Samsung. È un processo abbastanza complicato e non sempre sicuro quello di spostare da iPhone a Samsung le chat, ma all'interno di questo video parleremo di un metodo che possiamo utilizzare per trasferire in modo semplice tutti i dati contenuti all'interno delle nostre chat con iCareFone Transfer, che trovate qua sotto nel link in descrizione. Questo strumento supporta anche l'ultimo Samsung S24 e potete utilizzare il link per provarlo. Scaricatelo e apritelo e selezionate la chat da voler importare. In questo caso utilizzeremo quella di WhatsApp. Una volta selezionato, colleghiamo i due dispositivi al PC o al Mac. Ora, quando verranno letti i dispositivi, assicuriamoci che l'ordine sia corretto e premiamo sul pulsante Transfer. Se non l'abbiamo ancora fatto, accediamo alle impostazioni di sviluppatore su Samsung, quindi andiamo su Impostazioni, selezioniamo il numero di build e premiamolo 7 volte fino a che non comparirà l'opzione sviluppatore nel menu principale. Da qui attiviamo il debug USB che serve per far leggere il Samsung S24 al PC. Continuiamo con la creazione dei backup dei messaggi. A questo punto sblocchiamo iPhone se richiesto e iniziamo il backup delle chat di WhatsApp. Attendiamo qualche minuto. Ora ci verrà richiesto di verificare l'obiettivo del target dell'account. Quindi andiamo ad inserire il numero di telefono da cui accederemo poi nuovamente su Samsung S24 e facciamo clic su verifica in due passaggi. Continuiamo, inseriamo eventuale codice di verifica all'interno dell'apposito campo. Facciamo clic su verifica, riceveremo un messaggio, una chiamata. Qui selezioniamo i tipi di file che vogliamo importare all'interno della nostra cronologia. Lasciamo selezionato tutto se desideriamo importare tutto e iniziamo il trasferimento. A questo punto sarà tutto trasferito. Una volta fatto ciò, andiamo sul nostro Samsung. Mi raccomando, è normale che l'applicazione di WhatsApp venga disinstallata. Andiamo a reinstallarla manualmente dal Play Store. Installiamola e configuriamola nuovamente andando a inserire il nostro numero di telefono, l'eventuale codice di verifica, consentire tutti i permessi. Ovviamente la disconnessione sarà già stata effettuata su iPhone e a questo punto ripristiniamo il backup delle chat tramite il pulsante ripristina. Procediamo con il tasto continua e inseriamo le credenziali e poi decidiamo come impostare il backup, in questo caso mai. A questo punto tutte quante le chat e i loro contenuti saranno stati trasferiti all'interno del nostro dispositivo S24 di Samsung. Comodo, no? Basta iscrivervi al canale per restare informati su altri tutorial. Noi ci vediamo in un prossimo video. Mi raccomando, non dimenticatevi di iscrivervi e lasciare un mi piace. A presto!